Signore e signori, ben ritrovati nel mio canale. Io sono Nicola ed oggi vado a parlarvi di un gioco che ho scaricato in maniera gratuita per questo weekend di Halloween. Su Instant Gaming trovate giochi scontati fino al 70% rispetto al prezzo di Steam. Link in descrizione. Il gioco che andrò a trattare è Star Citizen e andrò un po' ad analizzare quello che ho fatto in questi 2-3 giorni che l'ho giocato, perché poi mi sono trovato costretto a disinstallarlo per varie motivazioni che magari vi spiegherò alla fine del video, appunto. Allora, iniziamo assolutamente con i lati positivi, perché questo gioco ha un potenziale. Ma ragazzi, ha veramente un potenziale che è immenso. Prima di tutto volevo parlarvi del fattore gameplay. Questo gioco ha essenzialmente il gameplay più figo ed ampio che abbia mai visto per quanto riguarda un videogioco. Innanzitutto sembra essere un connubio incredibile di tantissimi videogiochi, sembra essere la fusione di tantissimi gameplay, che potrebbe essere un No Man's Sky, però portato ad un livello superiore. Un attimo, che sposto un po' più in giù la camera. Appunto, stavo dicendo, un No Man's Sky che è stato portato ad un livello ancora più superiore, un gioco esplorativo open world che ci lascia la libertà di fare tutto quel cacchio che vogliamo senza nessun limite. E questo è uno dei fattori che mi ha ispirato veramente di più a continuare a giocare nonostante le criticità che si sono andate a presentare, che come ho detto all'inizio vi spiegherò alla fine. Secondo fattore è il fattore grafico. Allora, ponendo il fatto che io sono passato da una scheda grafica che era a dir poco orribile a una RX 480, magari mi aspetto di vedere qualcosa di più ed è stato essenzialmente così. Sono riuscito a godermi in alcune aree a garantirmi 60 frame per secondo a un fattore grafico alto. Ciò vuol dire che sono riuscito ad immergermi completamente nella grafica fantastica, super dettagliata che ha presentato questo gioco. Veramente, ragazzi, voi non avete la minima idea di quanto sia stato figo vedere finalmente un gioco per PC con una grafica così. Ma ve lo giuro, era così la grafica. Era una cosa che non riuscivo neanche a tener conto. Per tanti fattori, vedevo tante cose, come per esempio il vetro sporco, che lo sporco si vedeva solo se veniva illuminato, ombre dinamiche ovunque, fattori olografici presentati bene, non come la solita che è un'immagine in JPEG che si vede nello schermo così a caso. Ed ora veniamo a passare alla componente di immersione. Io quando ho giocato, io so che questo gioco è anche compatibile con la realtà virtuale e lo sarà molto probabilmente, però non dispongo ancora di questa tecnologia. Però, seppur non abbia ancora usato la realtà virtuale, sono riuscito a cogliere quel fattore di immersione totale in un nuovo mondo. Star Citizen mi ha portato in quella galassia, mi ha portato vicino agli altri giocatori, mi ha portato all'interazione incredibile con tutti gli emote, che magari starete guardando qualche immagine a schermo, ma non vi garantisco niente perché sono riuscito a registrare veramente, veramente pochissimo. E comunque ho visto, e magari vi metto anche qualche immagine di trailer, ho visto tante di quelle cose che con le quali riuscivo ad interagire, con le quali riuscivo a fare cose che voi non avete idea, dal cambiamento dei vestiti, che può essere una minchiata assoluta, però mi facevano schifo i vestiti che mi si erano presentati all'inizio. E io cosa ho fatto? Ho tolto quel cappellino di merda e sono andato a cambiarmi un po' di vestiti per essere più contraddistinto magari rispetto a tutti i giocatori che non se li erano ancora cambiati, e questo mi ha fatto ritrovare in una situazione di immersione totale. Anche il fatto di comandare la navicella e anche il fatto semplicemente che se si guarda in basso in questo modo con la telecamera si vede il corpo e le gambe, non siamo la solita testa fluttuante che si vede nella maggior parte dei videogiochi moderni, e non capisco ancora il perché di questa cosa. Però comunque il fattore di immersione è stato veramente, veramente una componente meravigliosa. Per
Poi andiamo a passare all'esplorazione dello spazio, che ok, non sono riuscito a esplorarlo bene, nessun modo. Sono riuscito a far partire la mia navetta e andare un po' in giro nello spazio, sparare armi, ha dei controlli veramente, veramente difficili questo gioco, perché ci ho messo 3 giorni per capire come funzionasse quella cacchio di navetta. Però ha veramente tanti controlli, ha il boost del turbo, ha la modalità armi, ha dai la precedenza allo scudo, dai la precedenza alle armi, dai la precedenza a questo, dai la precedenza a quello, e ti ritrovi a respirare un mondo fatto bene, un mondo esplorabile al 100%, anche semplicemente le aree giocabili dove si può andare in giro a piedi. Porca troia ragazzi, è veramente una cosa incredibile. Ed ora... invece, dulcis in fundo, ma non così in fondo, passiamo alla modalità, al fattore di questo gioco che è MMO. In giro trovi sempre tantissimi giocatori che magari sono là a fare deficienti, a fare emote stupide, magari sono lì a farsi i cacchi propri perché hanno voglia di fare qualcosa, ma comunque in giro si possono trovare negozi di armi, negozi di vestiti, sale, riunioni. Cioè, veramente, questo è un gioco ampissimo, ma proprio una cosa incredibilmente ampia, perché tutti i giocatori hanno la possibilità di essere quello che vogliono attraverso questo MMO, perché noi ci ritroveremo in un posto dove ci sono altri 40 miliardi di giocatori a fare esattamente quello che faremmo in quello spazio. Cioè, vuoi essere un deficiente che rompe i coglioni alla gente? Lo fai, vai in giro e ridi di tutti, fai... e fai così, e ridi in giro alla gente. Vuoi essere il buon samaritano? Vai a fare le belle missioni che ti propone questo gioco, perché sì, ha delle missioni, non è come No Man's Sky che ti dice... raggiungi il centro dello spazio. E basta, no, assolutamente e in nessuna maniera questa cosa. Ci sono delle missioni prefissate che ti dicono fai questo, vai a salvare il modulo di questo e di quello e tu lo fai. Anche se io non l'ho fatto perché vi spiego dopo. Ora però ragazzi, molto sadly, molto in maniera molto triste, vado a dirvi anche le criticità di questo gioco, perché ok, l'ho osannato come essere un gioco rosa e fiori per tutto questo tempo, però non ci siamo ancora lontanamente. I programmatori sono stati bravi perché loro hanno detto: noi vi offriamo l'open beta per questa cosa, per fino al 31 di ottobre voi potete andare a provare il gioco a vostro rischio e pericolo, perché la prima idea degli sviluppatori di Star Citizen era quella di dare il gioco ai giocatori fatto e finito. Loro volevano dare un gioco perfetto com'era, senza bug, senza niente, ai giocatori. Però cos'è successo? Mi sono anche confrontato nel mio TeamSpeak, che tra l'altro vi metto assolutamente in descrizione, perché dai, facciamoci una chiacchierata. Ho condiviso con loro appunto questo gameplay, ne ho parlato. È venuto fuori che magari potrebbe essere stato influenzato dal fatto che No Man's Sky sia uscito una merda, perché nessuno ha dato il proprio feedback a riguardo, perché nessuno è riuscito ad esprimersi a riguardo per dire ok, questa schifezza è noiosa, lenta, ripetitiva, con la grafica brutta, piena di bug. Ok, loro hanno detto non facciamo sta cazzata che ha fatto No Man's Sky, facciamo vedere ai nostri utenti, almeno facciamo vedere alla stragrande maggioranza dei videogiocatori che hanno scaricato appunto questa beta, cosa stiamo facendo. E hanno fatto bene, hanno fatto benissimo, perché io mi sono accorto che questo gioco, se sviluppato in maniera ottimale, ha un potenziale, ragazzi miei, ha un potenziale incredibile, disumano, inestimabile. È uno dei giochi col quale mi sono affrontato, col quale mi sono affacciato, che mi ha reso più partecipe all'esperienza, che è riuscito a darmi qualcosa che non fosse stata l'idea di ok, giochiamo questo giochino per divertirci un po'. È stato veramente bello giocarci, è stato proprio bello.
Però parliamo dei bug. Allora, ci sono tanti, 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 tanti bug, soprattutto con le navicelle. Sono entrato per tante volte, non riesco a darvi le immagini perché non ho registrato quella sessione. Sono entrato per tante volte in una navicella e praticamente il personaggio mi si smaterializzava e mi si rimaterializzava di continuo e tipo volava, non si sa in quale modo, in un punto vuoto e nero. E questi sono bug, cioè siamo ancora in fase alfa, siamo ancora in fase di sviluppo, diamo tempo al tempo. Gli sviluppatori dicono che magari potrebbe uscire entro il 2018, credo, verso quel tempo là, ed hanno ancora molto tempo, molti soldi sono stati fondati e loro continueranno comunque a procedere appunto con lo sviluppo. Poi un'altra cosa che ho visto di brutto è sviluppatori di Star Citizen. So che state ascoltando questo video in italiano, perché in italiano è. Allora, c'è l'area del gioco che si chiama Crusader, mi pare, sì, che differentemente da tutte le aree di gioco, dallo spazio e da tutto, mi va a 18 frame per secondo. Mi va a 18/25 frame per secondo. Io non so dove sbattere la testa per fare andare. Anche che sia a livello basso, che sia a livello ultra, quell'area mi va nello stesso identico frame rate. E questa non è una cosa bella perché essenzialmente vuol dire che non è ottimizzata. Ma non sapendo, non avendo letto magari tutti i devlog, non avendo letto magari tutto quello che poteva essere il diario di programmazione, magari quell'area è stata appena creata, è nuova e non posso sapere, perché è in quello stato terribile. Ok, poi altro problema, ho attivato virgolettissimissime l'iperguida nello spazio. Pam, gioco crashato, Ctrl Alt Canc non funzionava, Alt Tab non funzionava. Ho dovuto riavviare completamente il computer premendo il tastone di quale tutti hanno paura. E questo ho avuto anche io un po' di scaga, ve lo ammetto, ho avuto anche io un po' di paura a premerlo, però alla fine si è risolto che il gioco si è spento, giustamente. Però mi ha crashato completamente il computer e questa non è una cosa che mi piace, non è una cosa che mi è mai piaciuta vedere un gioco crashare in quel modo virulento incredibilmente. Però detto questo, detti questi pochi minuti di video, i programmatori sono giustificati a fare quello che stanno facendo, cioè loro hanno fatto bene a mostrarci a che stadio sono della programmazione? Io penso assolutissimissimamente di sì. Perché essenzialmente hanno fatto benissimo a farci vedere che cos'è questo gioco e non alla solita elite che hanno scelto loro, perché non so a chi lo diano, però veramente sono in pochi a giocarci al di fuori di quest'alfa. Io cercherò di caricare questo video prima del 31, che così magari la gente riesce a vederlo, però comunque così va. E essenzialmente questo, ragazzi, era tutto quello che volevo dirvi. I programmatori. Per ultima cosa, scusate, per ultima cosa, i programmatori vogliono renderlo disponibile al pubblico solo quando sarà pronto. Scelta perfetta, ci hanno fatto vedere cosa stanno facendo, sono felicissimo, però ora magari ci saranno anche in futuro degli open day per Star Citizen, ma per ora ho capito, ci sono delle criticità, però il gioco ha un potenziale assurdo. Queste sono le mie conclusioni. Grazie di aver ascoltato questo video. Ricordate di mettere mi piace magari alla pagina Facebook e iscrivetevi al canale Telegram, che sono veramente molto attivo. Magari così vi dico anche quando faccio le live su Twitch. Sì, perché faccio anche delle live su Twitch molto carine. Alla gente piace, forse no, non lo so se alla gente piace. Vi voglio bene e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!